dallo sci allo sci, ovvero dall'agonismo al confronto solitario tra le proprie forze e l'ambiente più crudo. Tra i primi in Europa ha avviato questo aspetto di una disciplina sportiva che ha nell'ardimento e nella lucida consapevolezza dei propri mezzi le regole prime. Il nessun limite che Tony Vallerut si è prefisso non deve però apparire un'assurda opportunità di rischio, tutto è studiato, provato e pianificato. Gli sci che sfiorano appena il manto di una neve quasi mai raggiunta sono a tratti l'unico punto di contatto tra lui e la montagna. Talvolta, nei lunghi salti che lo precipitano giù verso la fine della discesa, Tony ha il senso del volo che lo porta ad avvicinare l'azzurro del cielo delle sue valli. Tony Vallerut. Allora, innanzitutto come nasce l'idea di questo sci estremo? Non bastava lo sci normale? No, nascere per fare lo sci estremo, è una filosofia di vita. Io penso che i miei sci siano come allora, per il vostro Piero della Francesca, il pennello, l'attrezzo per disegnare. Io uso lo sci in quella maniera lì. Da fuori viene visto come una situazione estrema, è vero, se cado muoio, inevitabilmente. Però io non mi pongo questo problema, io lascio le mie pennellate con i suoi piedi, poi ogni primavera vengono cancellate per ripropormi questo mantello bianco. Incredibile mantello bianco l'anno successivo. Faccio io una domanda dopo questo applauso. Quando le capita di usare gli sci per sciare normalmente, e a questo punto non dico che sia come camminare, però le fa un qualche effetto o no? O vorrebbe sempre sentirsi in quell'altra condizione che è più gratificante dal punto di vista proprio creativo ed artistico? Per assurdità, mettere, visto da fuori, lo dico, a repentaglio la vita, mi rende la vita molto più intensa e degna di essere vissuta. Io non riesco a sciare sulle piste e lo trovo una banalità. Infatti era per questo che glielo chiedevo, perché se prova quello che prova quando fa lo sci estremo, sciare normalmente è proprio non sciare. Anche se invito chiaramente migliaia di persone ad avvicinarsi allo sci, perché io sono profondamente convinto che lo sport come lo sci, all'aria aperta ce ne siano veramente pochi, perché lo sci ormai ci dà la possibilità di vedere quello che altrimenti sarebbe quasi impossibile. Allora, il diploma viene consegnato da Stefano Rosati, vicepresidente della provincia di Arezzo, che chissà perché, siccome la vedevo troppo giovane... È quello, forse è quello. Mi chiedevo se la musichetta da Luke Skywalker che accompagnava era scelta proprio apposta per lui, magari. Mentre invece, non perché debba essere necessariamente meno giovane, Saverio Picinotti della ditta Cife consegna invece la targa a Tony Vallerut. Mano, per favore. Grazie. Vorrei, colgo l'occasione... Ah sì, beh, mi hanno detto di farvela vedere. Dai, comunque, dai. No, colgo l'occasione per... c'è un mio carissimo amico presente in sala che è Flaminio Tacconi ed è la persona che da anni mi segue e mi mette in condizione di poter continuare in questo mio estro artistico. Grazie, Flaminio. Un applauso anche a questo suo amico e collaboratore.